5 feriti, tra cui un minorenne, per fortuna in maniera non grave, 2 auto coinvolte, traffico paralizzato per qualche ora sulla Vittoria Scoglitti a causa di un incidente verificatosi nella notte tra sabato e domenica all'altezza delle Tre Fontane nei pressi del ristorante Maribù. Uno dei feriti, un trentenne, quello che avrebbe causato l'incidente, guidava in stato di ebbrezza, è stato soccorso e condotto in ospedale scortato dalla polizia per sottrarlo alla rabbia di altri automobilisti. L'incidente si è verificato in un'ora in cui la Vittoria Mare è parecchio transitata. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale, che ha dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per eliminare il pericolo sull'arteria causato dalla perdita di carburante da parte di una delle auto. All'altezza dell'incidente il traffico ha subito seri rallentamenti. Il guidatore ubriaco viaggiava a bordo di una Panda in direzione Scoglitti quando ha tamponato e portato fuori strada un appunto con 4 persone a bordo, fra cui il minore. La Panda si è ribaltata percorrendo alcune decine di metri con il tetto per terra. Il ferito è uscito dall'abitacolo addirittura per andare ad inveire contro gli occupanti dell'altra vettura che egli stesso aveva tamponato. In ospedale è stato accertato in effetti che l'uomo era ubriaco ed è rimasto ferito assieme alle altre persone. Avrebbe rischiato addirittura l'aggressione da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. La prognosi per tutti è di circa 10 giorni.